Buonasera e bentornati e bentornate a Una psicologa in famiglia. Ci siamo salutate la settimana passata parlando di come nasce una coppia e della fase bellissima dell'innamoramento e di quali sono le caratteristiche proprie di questa bellissima fase della nostra vita. Abbiamo detto che la scelta del partner non è mai casuale e che corrisponde spesso a modelli di coppia che abbiamo interiorizzato, cioè a immagini di coppia che abbiamo dentro di noi e che spesso hanno a che vedere con l'immagine della coppia dei nostri genitori che abbiamo vissuto fin da piccoli e anche ovviamente con le altre coppie importanti che abbiamo frequentato nella nostra vita. Abbiamo detto di che cosa è importante fare per mantenere viva e per mantenere vitale una relazione di coppia e ci siamo anche occupati del quotidiano, delle piccole cose che fanno sì che magari una coppia abbia vita lunga oltre il periodo dell'innamoramento, che abbiamo detto in genere varia dai 6, 12, 18 mesi, tempo dopo il quale la coppia in genere prende un vissuto diverso, sviluppa progetti di intimità, progetti di lungo tempo, di dimensione appunto progettuale. Ma a volte si vivono momenti faticosi e a volte, purtroppo sempre più frequentemente, questa è l'esperienza di noi, la coppia attraversa momenti di crisi. E quindi il tema di questa sera è proprio questo. È relativo a che cosa fare, come si sviluppa, come si affronta una crisi di coppia. Come nasce una coppia? Abbiamo detto la volta scorsa. Quando finisce una coppia? Allora, in genere una coppia si costruisce sulle aspettative che ognuno di noi ha nei confronti dell'altro. Ed è proprio sulle aspettative sulle quali la coppia si è costruita che la coppia va in crisi. Quindi, in genere noi ci aspettiamo delle cose dall'altra persona, così come l'altra se le aspetta da noi. Però è importante ripensare nel tempo alle proprie aspettative e aggiornarle ai vissuti della coppia. Per esempio, decidiamo di andare a vivere insieme. Non abbiamo mai vissuto insieme, magari abbiamo fatto le vacanze insieme, abbiamo fatto periodi più o meno lunghi, ma non abbiamo mai vissuto insieme. Andare a vivere insieme significa addormentarsi insieme ogni sera, svegliarsi insieme ogni mattino, condividere dal bicchierino con spazzolino da denti e dentifricio in bagno a tutti gli spazi della casa. Questo è già un primo momento importante perché la ridefinizione e la gestione degli spazi in qualche modo ci obbliga a ridimensionare anche le nostre aspettative. Che significa? Molto banalmente io ho un'idea di definizione di uso dello spazio, l'altra persona ne ha un'altra. Io personalmente sono abbastanza precisa, mi piace lasciare le cose in ordine, mi piace che le cose siano al loro posto, per cui chiunque ne abbia bisogno sa che quella cosa si trova lì. L'altra persona magari non è di quest'idea o ha una modalità diversa di organizzare lo spazio. Spesso sul tema dello spazio e della gestione degli spazi comuni si aprono capitoli importanti della ridefinizione delle aspettative. Facciamo altri esempi. Se io ho un problema, mi aspetto che l'altra persona mi ascolti e magari mi supporti. E qui introduciamo una differenza importante tra uomini e donne. In genere le donne hanno bisogno che un uomo le ascolti e che dica loro: ci sono, non ti preoccupare, sono accanto a te. Gli uomini, quando hanno un problema, si aspettano che se se ne parla con loro, si chieda implicitamente loro una soluzione. E quindi, quando una donna parla ad un uomo di un problema, di una difficoltà che ha, l'uomo cerca di ridurre l'entità del problema, di dire: guarda, sì, ma non ti preoccupare, vedrai che ce la farai, potresti fare così, potresti fare in quest'altro modo. Ecco, non è questo quello che serve. Serve ad una donna dire: non ti preoccupare, troveremo una soluzione
In ogni caso, io sono qui accanto a te. Una donna in genere, quando porta un problema, prevalentemente ha bisogno di ascolto. Poi, in genere, è anche capace di organizzarsi e di risolverlo. Soltanto se chiede espressamente, tu che faresti? Ho bisogno di un consiglio. Come ti comporteresti se fossi in questa situazione? Allora è il caso di andare su un consiglio, su una possibile risposta. Gli uomini parlano molto meno dei problemi che hanno. In genere diventano ombrosi, diventano cupi, fanno più difficoltà a chiedere aiuto. Allora è importante fare domande, ma non essere pressanti. In terapia di coppia spesso mi viene detto questo. Io ho un carattere chiuso, faccio fatica a parlare delle mie cose, faccio fatica a raccontarmi, ma soprattutto quando vengo pressato, quando mi si chiede insistentemente che cos'ho, mi chiudo a riccio, non sono veramente in grado di dire che cos'ho e quali sono i miei pensieri. Quindi questo è un altro elemento importante da tenere presente, specie se c'è una crisi. Se ci sono lunghi silenzi, se ci siamo persi un po', se ci siamo distanti, è importante provare a parlarne, ma non fare di questo argomento il tema della colazione, del pranzo e della cena, perché questo non aiuta. Un altro aspetto importante che può portare alla fine di una coppia è legato al cambio di priorità. Finché una coppia è composta di due persone, quando la relazione è duale, si dice, quindi tra due persone, in genere l'altro è al centro dei nostri pensieri e della nostra vita. È così al centro, stiamo così bene che pensiamo poi di diventare tre e poi magari anche quattro. Quindi quando per esempio c'è il progetto di avere un figlio, entra dentro la coppia una dimensione di genitorialità. E la coppia, da coppia d'amore, da coppia coniugale, diventa anche coppia genitoriale. Questo è un momento tanto importante perché cambiano le priorità. Una donna che aspetta un bambino è molto concentrata su questa attesa. Una donna che è diventata madre è molto presa da questa dimensione. Poi il ruolo del padre è fondamentale, è il terzo nella relazione e magari di questo parleremo poi in un altro nostro incontro. Ma l'elemento importante è pensare che le priorità cambiano, ma che il cambiamento della priorità è transitorio e che l'importante è parlarne. Mi spiego meglio. Se un uomo si sente trascurato, se un uomo si sente solo, è importante che lo dica, che ne parli con calma, dicendo mi sento un po' trasparente. Questo è un termine usato da una persona in una terapia di coppia che ho fatto recentemente. C'è stato un lungo periodo nel quale io mi sentivo un po' trasparente, mi sentivo proprio invisibile. Ecco, è importante dire queste cose. Prima di tutto perché nel momento in cui riesco a parlarne, riesco a esprimere una sofferenza e quindi in qualche modo la mentalizzo, cioè mi rendo conto che quella nuvolina nera di fantozzi che mi segue ogni giorno, per cui sono sempre un po' triste, un po' abbattuto, ha un nome. Mi sento trascurato. Divento consapevole di questo aspetto, ne parlo. Nel momento in cui ne parlo, io metto fuori da me questa emozione e questa sofferenza e la condivido con un'altra persona. E l'altra persona può intanto capire che magari bisogna che presti un po' più attenzione nei limiti del possibile. E poi è importante mantenere sempre uno spazio nella propria mente rispetto alla relazione di coppia. Alla rovescia può accadere per il lavoro. Il nostro partner ha avuto una promozione, o noi stessi abbiamo avuto una promozione. Oggi, sempre più spesso, entrambi i partner lavorano. E quindi è molto preso, o io sono molto presa, dalla mia nuova attività, dai miei nuovi impegni, è una tensione importante, non voglio deludere chi mi ha promosso, ci sono delle grandi aspettative sul lavoro nei miei confronti e quindi questo magari mi rende molto assorbita, più distratta, più distante, oppure rende lui
molto assorbito, più distratto, più distante. È importante che ne parliamo, è importante che ci diciamo questa cosa, perché questo consente di riattivare attenzione sulla relazione di coppia. Facciamo un altro esempio. La vita va avanti, qualcuno si ammala, può essere un genitore, può essere un fratello, può essere una sorella, ci può essere un momento di grande fatica all'interno della relazione. Anche questo è un tema importante del quale parlare. Cos'è che non serve? Se vogliamo, come la volta scorsa, esprimerci in pillole, fra virgolette, sono tre le cose da non fare. Assolutamente in momenti di difficoltà, in momenti di crisi. La prima cosa è di parlarne con tutti gli altri, fuorché con l'interessato o con l'interessata. Questo è un aspetto del quale spesso le coppie, quando vengono in terapia, parlano. Lo sapevano tutti, fuorché io. E questo è un dolore grande per chi lo sa dopo. Voi direte, ma com'è possibile che non si sia accorto? Com'è possibile che non si sia accorta la freddezza, la distanza, l'assenza di intimità sessuale? Le cose è importante dirle. Quindi la prima cosa da non fare è parlarne prima con gli altri che con i diretti interessati. Sempre andando avanti in pillole, la seconda cosa da non fare è quella di sostanzialmente assumere posizioni mute e intransigenti. Quindi non parlare più con quella persona, negarsi nell'intimità, non mettere più attenzione nelle cose che ci riguardavano, essere ipercritici, scostanti, aggressivi. Questo non serve. Questi si chiamano agiti. Cioè io agisco una sofferenza, agisco un disagio. È importante che noi ne parliamo, perché mentre ne parliamo possiamo cercare una soluzione. E se non riusciamo a trovarla, possiamo scegliere di farci aiutare. Però lo scegliamo insieme, andiamo insieme a parlarne con qualcuno. Possono essere degli amici, possono essere figure di riferimento per la coppia, può essere un terapeuta che si occupa di questo. Però lo si decide insieme e insieme si decide di prenderci cura della nostra relazione. La terza cosa da non fare è scavalcare la relazione. A volte vengono persone in terapia e uno dei due partner ha scavalcato a piè pari l'altro ed è andato direttamente a parlare con la famiglia d'origine. Il tema della famiglia di origine di ciascuna persona in una relazione di coppia è estremamente importante. È possibile andare a parlare con i genitori del nostro partner se c'è un problema, ma prima dobbiamo averne parlato con lui. Questo terzo aspetto, voi direte, è abbastanza simile al primo. No, è molto diverso, perché ha a che fare con l'intimità della coppia e con quella che in termini clinici si chiama la membrana di coppia, cioè quel confine che protegge la coppia dall'esterno, soprattutto in riferimento anche alle famiglie di origine, alla relazione con le famiglie di origine. Quando noi ci siamo uniti, abbiamo sostanzialmente fatto una sorta di valigia metaforica, nella quale abbiamo messo una serie di cose che riguardavano la nostra famiglia di origine e che abbiamo scelto di portare nella nostra coppia. Di questo magari poi parleremo un'altra volta perché è un tema molto importante quello della valigia metaforica. Però nel momento in cui abbiamo fatto la nostra valigia, che è sia fisica, abbiamo portato gli oggetti che ci stavano più vicini nella nostra nuova casa, ma anche le abitudini familiari che ci piacevano di più, abbiamo anche sostanzialmente lasciato la nostra famiglia per costruirne un'altra. Quindi, se il nostro partner si riferisce alla nostra famiglia, è importante che prima ne abbia parlato con noi. Che cosa fare per prevenire tutto questo? Allora,
prestare attenzione, prestare attenzione all'altro. Quali sono i segnali di crisi? Innanzitutto quando non si parla più. La prima cosa che scompare a livello corporeo, perché l'intimità e il far l'amore è lo specchio del benessere della relazione di coppia, è il bacio sulle labbra. Il bacio sulle labbra è la prima cosa che scompare quando c'è una crisi. Magari continuiamo a fare l'amore, ma non ci baciamo più. Quindi questo è il segnale più importante. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi attendo giovedì prossimo, ore 21, su Smart Television.